Ciao a tutti! Oggi vi voglio far vedere tre idee per preparare le zucchine ripiene. Ne faremo una al forno con ricotta e salame, una in padella al sugo con la carne e un'ultima versione gratinata con il tonno. Iniziamo con la prima, ricotta e salame. Secondo me le zucchine così non le avete mai provate. Prendiamo tre zucchine e tagliamole a metà. Poi con la punta del coltello scaviamo all'interno e teniamo da parte la polpa. A questo punto saliamole e lasciamole insaporire per qualche minuto. Intanto prepariamo il ripieno, quindi in una padella mettiamo un po' d'olio e facciamo rosolare mezza cipolla tritata. Aggiungiamo la polpa delle zucchine tagliate a pezzetti e facciamo cuocere per 5-6 minuti. Quando è pronta, mettiamola in una ciotola e lasciamola leggermente intiepidire. Ora uniamo 250 g di ricotta, 1 uovo, 20 g di formaggio grattugiato, un pizzico di sale, un po' di pepe e mescoliamo bene per amalgamare. In ultimo 40 g di pan grattato e 100 g di salame tagliato a cubetti. Siamo pronti per riempire le nostre zucchine, quindi mettiamo un po' d'olio extravergine d'oliva in una teglia ed iniziamo a farcirle con il ripieno. Mettiamone in abbondanza, senza schiacciarlo troppo. Sistemiamo le zucchine nella teglia in modo da averle ben affiancate l'una all'altra. A questo punto una bella spolverata col pan grattato, che in cottura ci darà una bella gratinatura. Un filo d'olio e in forno facciamo cuocere a 180 gradi per 40 minuti. Eccole pronte! Sopra sono dorate, gratinate e leggermente croccanti, mentre il ripieno resta morbido e fa un tutt'uno con la base. La seconda idea che vi propongo è una ricetta di famiglia. Sono delle zucchine ripiene di carne con il sugo. L'idea me l'ha data mia suocera Diana e le faccio spesso in estate. Prendiamo 4 zucchine e tagliamole in 3 parti più o meno uguali. Con la punta del coltello svuotiamole per formare tanti cilindri vuoti. La polpa teniamola da parte e tritiamone circa la metà. Mettiamola in una ciotola e aggiungiamo la carne macinata. Questi sono 250 g di macinato misto. Insaporiamo con del prezzemolo tritato, un po' di sale e 20 g di formaggio grattugiato. A questo punto aggiungiamo un uovo. E in ultimo 60 g di pan grattato. Quando il composto diventa bello sodo, finiamo di impastare con le mani. È arrivato il momento di farcire le zucchine, quindi arrotondiamo un po' di ripieno tra le mani e lo inseriamo all'interno pressando per bene
in modo da non lasciare spazi vuoti. Lo mettiamo prima da un lato e poi dall'altro. Andiamo avanti così fino a riempire tutte le zucchine. A questo punto prepariamo il sugo, quindi in una padella bella larga facciamo scaldare un po' d'olio e facciamo soffriggere mezza cipolla tritata. Aggiungiamo 400 g di passata di pomodoro e un pizzico di sale. Facciamo cuocere giusto 2-3 minuti e mettiamo in padella anche le zucchine. Copriamo col coperchio e lasciamo cuocere per 30-35 minuti. Ogni tanto giriamole e se vediamo che il sugo si asciuga troppo, aggiungiamo un po' d'acqua durante la cottura. Eccole! Peccato che non riuscite a sentire il profumo! Ultima versione con il tonno. Tagliamo a metà 3 zucchine. Con la punta del coltello scaviamole per bene. Teniamo da parte la polpa. Saliamole e lasciamole insaporire per qualche minuto. Intanto tritiamo tutta la polpa. Poi aggiungiamo 150 g di tonno ben sgocciolato, mezza cipolla tritata, un uovo, il prezzemolo tritato e un pizzico di sale. Diamo una bella mescolata schiacciando per bene con la forchetta in modo da amalgamare il tutto. E in ultimo uniamo 50 g di pan grattato. Il ripieno è pronto, possiamo riempire le nostre zucchine. Prepariamo una pirofila da forno con un po' d'olio extravergine d'oliva sul fondo ed iniziamo a farcire le zucchine. Mettiamo un bel po' di ripieno, pressandolo leggermente, e sistemiamole nella pirofila ben affiancate tra loro. Diamo una bella spolverata di pan grattato. E per dare un tocco di colore possiamo mettere sopra qualche pomodorino tagliato a metà. Un pizzico di sale, un filo d'olio e siamo pronti ad infornare. Facciamo cuocere in forno a 180 gradi per 40 minuti. Cotte a puntino e guardate che bella gratinatura!